Il tuo miglioramento personale qual è stato? Sì, praticamente io in passato soprattutto, diciamo che dicevo tutto quello che pensavo, con educazione, Sì. Però comunque mi scappava spedetto dei giudizi o delle cose che pensavo, anche se magari non era il caso. Sì, sei una di quelle che rispondono a domande che nessuno le ha fatto. Giusto? Sì, anche, cioè, oppure magari se mi ricordo questo episodio, se era in questo ristorante, questo signore proprietario ci diceva tutto bene, tutto a posto, il mangiare è buono, e io dicevo sì sì, tutto a posto, però poi in realtà c'era questo risotto che non ti convinceva, sì. Lui tornava tutto a posto e alla fine io ho ceduto, gli ho detto che questo risotto non ce la farei. In bianco mescolato a cozze e vongole, io per esempio a casa lo faccio in un altro modo, lo faccio saltare nella padella, e questa cosa mi sono un po' pentita. Sai che l'altro giorno eravamo al ristorante con le bimbe, no? Che comunque portare i bambini al ristorante è una cosa che io cerco di fare anche il meno possibile, perché comunque sia poi sono abitudinari, ma vogliono mangiare come mangiano a casa, al ristorante certo. Magari non hai tutta la scelta, non sanno, tutto giusto, e quindi hanno preso un piatto di pasta ragù che però a volte al ristorante te la fanno un po' più speziata, ci mettono delle spezie dentro, non era quel gusto lì, e quindi si sono lamentate. Gli ho fatto una testa così, gli ho detto, allora quando siamo in giro, quando andiamo da qualche parte, così se ti chiedono com'è, è sempre la cosa più buona del mondo. Buono. Poi dopo a me, alla mamma ci racconti cosa ti piaceva, cosa non ci piaceva, ma se uno ti chiede digli sempre che è la cosa più buona del mondo. Esatto, che non so neanche se è giusto, non so neanche se è giusto, però cioè perché gli devi dire a uno che fa schifo? Dai, cioè lui aveva fatto è un po' di educazione. Vedi la Fosca che invece è una rompicoglioni con la patente, e lei dice no, io invece se vengo lì ti devo dire che mi fa schifo. No, non te lo dico di default, ma se me lo chiedi sono onesta. Ma no. Com'è? Ma sì, buono. Ma no, è brutto, ma che imbarazzo. Ma lì ci sarà impegnato lo stesso. Ma ci sarà. Ma guarda che a noi quando tu ci chiedi mica ti diciamo la verità. Noi ti diciamo ma sì, Fosca, vai bene. Vai sbagliate. No, non è vero. Melania, e quindi sei riuscita a mettere un po' di filtro, sì, diciamo che mio marito è un po' la parte razionale, sempre un po' più silenzioso di me, e mi ha detto non devi dire sempre quello che ti passa per la testa, devi riuscire a mettere un filtro tra il tuo cervello e la tua bocca. Sì, e ma piano sì, piano dopo tanti anni mi sono resa conto che sono riuscita, perché a volte mi viene da dire qualcosa, penso a mio marito e allora mi blocco e dico no, questa cosa me la porto a casa e non dico niente. Anche perché poi in realtà, cioè non dicendogli che quel riso faceva schifo, la tua vita sarebbe cambiata in peggio? No, assolutamente. Forse in meglio. Lui, ma sì, infatti. Esatto. Infatti. Senti, Melania, cosa ne pensi? Si poteva migliorare lui facendo quel risotto. Non lo so, anche questa è un po' una cosa, io la trovo sempre un po' presuntuosa pensare che un mio commento ti faccia migliorare, non lo so, non sono convinto che la gente migliori perché io ti dico che una cosa non mi piace, non lo so. Detto questo, cosa ne pensi invece di quelli che sono una categoria, anche quella a parte, quelli che dicono io sono fatto così? Non mi piace. Neanche a me. Cosa vuol dire io sono fatto così? Non è che viviamo nel tuo regno, cioè non è che siamo nel tuo impero. C'è stata una discussione con mio figlio stamattina per la pagella, che lui ha detto parlare è più forte di me, non riesco. E io ho detto no, ti devi migliorare, non riesci a trattenerti, bisogna riuscire a cambiare, almeno migliorarsi. Completamente d'accordo, Melania, anch'io sono un po' against quelli, ma io sono fatto così, ho capito, allora inventati uno stato, fai come Peter Griffin, ti fai Pitoria, ci vai ad abitare tu e lì ti comporti come vuoi tu. Melania, ti mandiamo un bacione. Grazie, anche ciao, a voi, ciao, buona giornata. Ciao, a voi, ciao.